Siamo nella mostra Reperti Contemporanei dell'artista lametino Antonio Saladino. Siamo negli spazi espositivi del Marca, uno dei musei più prestigiosi a livello nazionale. La mostra è stata proposta dalla Fondazione Rocco Guglielmo, promossa dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall'amministrazione provinciale di Catanzaro. L'artista espone una serie di opere frutto della sua ricerca degli ultimi anni, reperti contemporanei. Perché reperti? Perché questa mostra e quest'opera propone una straordinaria e insolita ibridazione concettuale tra arte e archeologia. Le opere sono oggetti che sembrano emersi dalla densità del tempo, da strati e stratificazioni di polvere secolare. In realtà sono opere generate dall'universo creativo, dalla forza immaginativa dell'artista, dai margini rigogliosi del suo universo creativo. Praticamente la sintesi, l'essenza del lavoro creativo di Saladino può racchiudersi nel dire che questo lavoro tende a preservare la memoria e a contrastare la peribilità delle cose, ridefinendo costantemente con ogni opera i segni del tempo e della storia, e collegandoli al proprio universo di segni. Infatti sono opere che simulano reperti, che ingannano e possono sollecitare suggestioni e seduzioni antiche e declinarne di nuove, ma sostanzialmente sono opere che provengono da una sintassi prevalentemente contemporanea. Infatti sono realizzati secondo i modi e i riferimenti linguistici della contemporaneità e giocano molto sulla mutevolezza e continuo avanti e indietro del tempo, tra la pienezza del presente che diventa passato con una costante retroversione all'indietro e si proietta in avanti in un infinito futuro, per definizione, quindi anche reperti futuri potrebbero essere denominati. Grazie, benvenuti, grazie di essere venuti. Porto anche i saluti della neo presidente della provincia, che è impegnato per altre attività. E inauguriamo questa sera una mostra di scultura. Una mostra di scultura dedicata agli artisti che hanno un legame col territorio. Questa sera inauguriamo Antonio Saladino, un raffinato artista lametino. È l'undicesima mostra nel progetto degli artisti legati al territorio che viene inaugurata negli spazi del museo. Questo continua questo percorso anche di attenzione del Marca verso gli artisti, appunto, non solo locali, ma anche gli artisti che hanno col territorio calabrese un legame di affezione. Ritorna alla scultura perché questa è una mostra volutamente, insieme alla curatrice Teodorina Coltellare e allo stesso artista, che abbiamo voluto dedicare alla sola scultura, nonostante Saladino abbia una grossa esperienza anche sia come grafico che come pittore. Però penso che la scultura è quello che lo rappresenti meglio. Alcuni elementi che possono essere elementi più vari, elementi che richiamano a dei valori legati al territorio, che richiamano a delle istanze, richiamando anche una tradizione tipica italiana, quella della metafisica, perché ci offre e ci dà la possibilità di riflettere al di là dell'oggetto che viene presentato, come dovrebbe essere d'altronde ogni opera d'arte. Io vi ringrazio di essere intervenuto e passo la parola alla curatrice Teodolinda Coltellare. Grazie. Buonasera, intanto grazie di essere intervenuti così numerosi. Ho seguito l'evolversi del lavoro di Antonio Saladino e ho sempre apprezzato la sua opera. Più di una sollecitazione a interrogarmi, a
naturalmente dirmi. È un ossimoro, effettivamente ricorro spesso a queste figure retoriche ma senza forzatura. Diciamo che un critico deve ruotare intorno al titolo con l'essenza di ciò che vuole tradurre, e in fondo i titoli lunghi lasciamoli a Lina Wertmüller, perché raccontano di altro e hanno altre storie. L'arte deve parlare con l'opera, e il critico deve essenzializzare nel titolo già tutto ciò che il testo critico e la nostra stessa raccontano. Quindi Reperti, perché c'è questa straordinaria ibridazione, quindi questa mescolanza tra arte e archeologia. L'arte perché chi parla con le opere è un artista, con la sintassi propria dell'artista. E archeologia perché l'artista stesso frequenta molto l'archeologia, e tra i fondatori dell'Associazione Archeologica Lamatino, all'origine del museo stesso Lamatino, quindi ha molta dimestichezza con lo scavo archeologico, ma essendo un meditativo ha una dimestichezza anche sono una ricerca che è partita da alcuni anni, che appena ho visto mi ha fatto emozionare, e ho suggerito all'artista di continuare su quella via e continuare ad amplificare questa ricerca, e cosa che oggi è visibile in questo prezioso contenitore del Marca. Che cosa sono i contenitori? Sono vagamente assimilabili a delle urne cinerarie che praticamente nella loro aura di sacralità in fondo hanno anche il compito della chiusura, della conservazione protettiva, e anche sono un elemento di salvezza, e automaticamente ci proiettano e ci vogliono anche far proiettare in una dimensione di sorpresa, di fascino, di incantamento. L'interlocutore si relaziona, si deve relazionare con l'opera, con ogni opera, intanto guardandolo nella purezza e nella preziosità dei segni che rimandano alla storicità veramente dello scavo, e della diversità delle forme e dei segni che le forme riportano. Così come se avessero veramente avuto una vita all'interno delle stratificazioni delle terre, e delle terre portano il segno anche nelle patine ricercate che l'artista ha utilizzato per realizzarle. Inauguriamo questa sera una mostra di scultura, ritorniamo alla scultura negli spazi del Marca, con un artista del territorio, con un artista lamettino, Antonio Saladino, che ha progettato e ideato questa mostra proprio per gli spazi del Marca. Una mostra che io trovo rigorosa, una mostra che dimostra anche l'abilità dal punto di vista tecnico dello scultore, che un po' ci fa tornare alla memoria elementi o valori che sembrano essere perduti. Tutti i suoi contenitori, le urne, ma anche le stesse sculture di forma antropomorfica, sono degli scrigni che a mio avviso conservano un po' una serie di valori che è importante mantenere fermi e lasciare anche per il futuro. E il mio lavoro sostanzialmente consiste nel recuperare un reperto che poi è un reperto simulato, e come si sa i reperti quando ci giungono spesso mutilati di qualcosa, e io parto proprio da questo presupposto, cioè di questo anonimato, per intervenire come artista con interventi logicamente di natura contemporanea, moderne, per dare una identità a una cosa che non ha identità. Sostanzialmente nel nocciolo è proprio questo il lavoro che io faccio. Il portatore di scarti
è uno dei lavori più simbolici della mia produzione, perché durante la lavorazione ci sono molti scarti nel modo mio di lavorare, e quindi questi scarti mi piace riutilizzarli per dargli una dignità nuova, e quindi fanno parte nuovamente dell'opera. Ecco, prima erano scartate, adesso invece come scarti diventano opera stessa. E anche le esperienze, diciamo, della stazione archeologica, con la quale abbiamo fatto diverse mostre ed esperienze proprio pratiche di scavo. La mia produzione è sostanzialmente, come diceva pure Teodolinda, praticamente sostanzialmente si divide in tre parti, nel senso che c'è una produzione di opere, io chiamo da parete, nella fattispecie bassorilievo o altro, e poi c'è la produzione appunto di questi contenitori che parlava Teodolinda, una sorta di urne, di scrigni, e poi la statuaria, che è la più emblematica, diciamo. E a proposito di questo, molte volte una domanda che mi sento sempre chiedere è perché li faccio senza la testa. Io, certe volte per scherzare, dico, evidentemente l'artista in quel momento aveva la testa tra le nuvole e si è dimenticato di farla. No, in effetti, come dice Matteo Marangoni nel suo libro Saper Vedere, Marangoni è quello che ha scritto anche Come si guarda un quadro, e parla pure di godere, di vedere l'arte anche a frammenti. E noi nella storia dell'arte abbiamo tanti di questi esempi che ci sono giunti a frammenti oppure privi di qualcosa. Pensiamo, non so, alla Nike di Samotracia, alla Vittoria Alata, che è lì al Louvre, c'ha tutta quella sua potenza plastica e quell'espressività che ti coinvolge completamente, però la Nike di Samotracia non c'ha la testa. Però questo fatto non disturba minimamente la bellezza dell'opera. Per poi, non so, parlare anche magari della più famosa Venere di Milo. La Venere di Milo c'è giunta con la testa, però c'è priva di braccia. Però sembra un paradosso, ma la Venere di Milo, come dice appunto Marangoni, quasi quasi, la sua fortuna la deve proprio alla mancanza delle braccia, perché si è creata una nuova situazione estetica molto bella. E infatti esiste una copia della Venere di Milo, una copia antica, che è stata scoperta ed è conservata al Museo Archeologico di Rodi, e questa copia praticamente ha uno dei bracci sulla sinistra che scende fino alla caviglia a portare un cupido che sta per scagliare una freccia. Ebbene, se noi confrontiamo le due opere, nettamente la Venere di Milo senza braccia è molto più affascinante e più bella di quella che ha le braccia. Quindi è stato un paradosso, ma è così. E niente, io si equivale all'humus del terreno dell'archeologo. Alzo il coperchio, c'è l'opera dentro. Solo che è un organizzatore, nel senso che, trattandosi di materiale fragile, perché è per la top.